alla grande e piange. Fino adesso è stato tutto bene, e oggi faremo la parte degli abdominali e delle gambe, ok? Quindi la volta scorsa faremo solo gambe, cioè faremo anche un cinturino, ok? Quindi partire già iniziamo con un piccolo riscaldamento, facciamo 20 squat, okay? E 10 e 10 affondi, ok, posteriori. Vai. Allora diciamo che il giorno dopo è stata veramente cambiata. Ci sono state claro, vivo sin rutina e ya no me gusta tanto, tanto. Ahora tengo otros culos que me tiran. Ahora las clavo de tres, pongo tu mundo al revés. Y eso te enloquece, pues ya no te sienta bien. Si te vi con Inés, que si te vi con Raquel, ven arranca pa'l carajo y deja de joder. Ay mami, deja de joder, que yo te dije claro que te iba a doler. Asume que eres parte del pasado, que yo me voy con mi arte pa' otro lado. Con más que llueve en desierto, si de esto no hay papi, vivo bien. Hace un tiempo que cambié de vida, hablando claro, vivo sin rutina y ya no me gusta tanto, tanto. Ahora tengo otros culos que me tiran. Hace un tiempo que cambié de vida, hablando claro, vivo sin rutina y ya no me gusta tanto, tanto. Ahora tengo otros culos que me tiran. Ahora ya me da igual lo que tú digas. Ahora tengo otros culos que me tiran. Ahora ya me da igual lo que tú digas. Ahora tengo otros culos que me tiran. Mi abuelo me decía que la liga mataría. Le tengo sorpresas para cuando llegue arriba. El niño creció, hizo cambios en su vida. No tiene rutina, tiene todo lo que quería. Cogiendo 4 aviones por semana. Vivo como a mí me da la gana. Todos los días en pijama. Vivo en un fin de semana. Hace un tiempo que cambié de vida, hablando claro, vivo sin rutina y ya no me gusta tanto, tanto. Ahora tengo otros culos que me tiran. Hace un tiempo que cambié de vida, hablando claro, vivo sin rutina y ya no me gusta tanto, tanto. Ahora tengo otros culos que me tiran. Vai il tuo ritmo. Diciamo che diciamo che il lavoro che andrai a fare è anche in base al tuo livello, 10 secondi. Poi andiamo a fare l'affondo laterale.
puedo hacer que sea igual que ayer. Puedo hacer que sea mejor. Ok, stop. Pronto a partire, eh? Tutto con la gamba destra. 2-1, via. Vabbè, ancora la posizione, il movimento non lo fai proprio con la giusta tecnica, però piano piano recuperi anche un po' la flessibilità, la mobilità. 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo, stop. Andiamo a cambiare. Vediamo un po' che scrivono. Marco ti saluta. 2, 1, via. Cambio lato. Semplicemente far vedere un piccolo allenamento, che piano piano sto preparando Giorgia a recuperare un po' la sua forma fisica. Stop. Adesso posiziona la gamba sul divano, un po' più avanti con l'altra. Vai, ok, e scendo. Quiero un beso tuyo. Tampoco con pido mucho. Que me mate las ganas. Que me mate las ganas. Un beso tuyo, tuyo, tuyo. Tampoco pido mucho. Que me mate las ganas. Que me mate las ganas. Somos uno de forma completa. Que nadie sepa y que nadie se meta. Si no te vacilo, las cosas van mal. Mi intención era no molestar. Poi per migliorare un po' la profondità, se non rompete il parallelo, cioè non scendo, scendiamo il parallelo al pavimento, diciamo che c'è un rialzo dietro, una serie. Faremo due tipi di quote, dove faremo, metteremo le ripetizioni e il numero di esercizi. Gli esercizi però li dovrete scegliere voi, quindi seguite anche la pagina di Instagram. Faremo dei sondaggi dove appunto deciderete voi che tipo di esercizi faremo io e Marco. Quindi secondi. Quarto ritmo, poi arriveremo a una forma fisica migliore. Cambio gamba. Non possiamo fargli fare un determinato allenamento di un'ora, quindi va benissimo anche fare dei piccoli circuiti, ci tolgono 10-20 minuti, e di programmarli durante il mese. Wow.
primo round, eh? Uno e stop. E parto via. No sé si está pa' él, pero por las fotos que sube parece que soy lo que creo. Y nunca me cayó bien, y tenemos la guerra monta por ti sin fin como Marvel y DC. Eso ya pasó y lo respeto. Ahora estás con él y en eso no me meto. Quitando las veces que nos vimos en secreto, quizás fueron 6 o 7, no lo sé en concreto. Tenemos esa cosa, no sabemos cómo mirarnos. No sé si quieres que me vaya. Pero si fueron 7 y me quedo llegar a la octava. Baila mamá, por cómo te mueves dice todo y dice nada. Baila mamá, baila mamá. No quería tu culpa por pegarme la gana. Allora, che andiamo a fare adesso? Tengo la prueba del delito. Addominale. Tu conjunto favorito. E io non so se fu un descuido, una excusa per volver hoy. Esercizio. Che passò? Andiamo a fare il crunch. Te olvidas de la ropa interior. Mi amor. No le cuentes a nadie lo que sucedió. Che passò? Te olvidas de la ropa interior. Tu booty en otros niveles. La sensación de la favela. La actriz de mi novela. Solita en el salón. Me manda un minuto para que le caiga yo. Se nota que quiere repetirlo. Y yo siento lo mismo. Te quitas del interior y tomaste de la buena pastillita de color. Ño por la habitación. Un condón de tu sabor. Y lo bueno no termina. Sin quitarme la ropa interior. E poi vi ridico, dobbiamo cercare di arrivare ai 50 follower, perché ci saranno nuove iniziative, nuovi progetti. Ok, dai, allora addominali, 30 secondi ancora. Beh, sono io, sì, vediamo un po' gli addominali come rispondi. Pronto a partire, eh? 5, 4, 3, 2, 1, 30 secondi. Via. Bravo, così 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Criss cross adesso, sempre le ginocchia sono sollevate. 3, 2, 1. E via, incrocio. Tre della mattina a casa.
quindi vai 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 vai, 5 4 3 2 1 brava, gambe sono dritte adesso, non toccate punto, 5 4 3 2 1 e via. Vediamo anche qui ci sono quelli che ci offrono i follower, i bot, 15 secondi, vai mo. Dai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo, stop. Plank, dai, mi giro. Beh, Boda Giorgia fino adesso sta prendendo un bel lotto, dai. Poi noi stiamo facendo tutto grazie alla 4M Gym, quindi questi sono tutti allenamenti che prepariamo da noi. Stop, è suonato. 5, 4, 3, subito, via, 2, 1 e via. Questo è il secondo round. Del round. Venerdì facciamo la parte alta. 3 2 1. Ok, stop. Prof, sì, veniamo interrogati. Via mo, dai. Riscrolla, stringi bene le gambe. Dai, dai. Intanto il nostro piccolo sta dormendo, quindi fate silenzio. 10 secondi, 10 secondi. Non si deve svegliare. Adesso sta riposando e noi ci dobbiamo allenare. 3, 2, 1. Ok, ho letto sopra un libro che esistono 4 fasi, no? Mangiare, dormire, giocare e avere del tempo, no? Il tempo per se stessi. Quindi noi il tempo... esatto. No, non fare shopping, ma allenarsi. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Plank, dai, bravo, hai finito il secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Quindi forte chiude, dai, riprendiamo un po' il lavoro che abbiamo fatto prima. Poi dopo vado io, Brava, tieni. 5, 4, 3, 2, 1. E stop, molto bene. Dai, l'ultimo giro, forza, mi giro subito. Dai, è quasi finito. Poi ti lascio andare. 2, 1, via. Dai, 10 secondi. 9, 8, 7. Brava, brava, brava. Dai, ancora stop. Ok,
5, 4, 3, no, 2, 1, via. Eh sì, Fede, Giorgio è pure più brava di me, Allora, oggi... Ma... Marco, ti vuole andare insieme a me? Vuoi che ti chiamo su Skype e ci vediamo? Dimmi un po'. Dai, mo 2, 1... Che ne pensi? Dai, bella, bella idea. 3, 2, 1, via. E che quasi finito. Forza, forza. 15 secondi, così poi... Marco, quindi preparati, Facciamo che io faccio una parte alta... E tu mi fai una parte bassa. E poi magari sto. Che ne pensi? Dimmi tu. E via. Bravo, tieni un po' più giù il bacino. Allora, in questa posizione dobbiamo cercare di portare l'ombelico verso la colonna. Rotazione del bacino. Stringo forte i glutei e anche il dorsale. Quindi con il gomito cerco di allontanarmi dal pavimento. Forza che è finito. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, stop. Allora, lo facciamo un po' di stretching. Che volevo dirti? Allora utilizziamo i manubri, dai. Utilizziamo i manubri oggi. Degli esercizi che vanno a rinforzare la colonna, perché giustamente uno dice durante l'allattamento il carico
va un po' più in avanti, quindi esatto, anche la gravidanza, ma anche durante l'allattamento il seno cresce, quindi le spalle vanno un po' più in chiusura, c'è cioè una postura più chiusa, quindi l'importante dopo l'allattamento, dopo il parto, fare degli esercizi che vanno a rinforzare il corsetto e anche la parte delle spalle, no? Ok, sciogli la colonna, sali su. Levano le gambe, mo. Basta. Allora, diciamo che hai fatto 25 minuti di allenamento e va bene così. Se uno poi inizia a fare una cosa più continua, no? Durante tutta la settimana riesci a fare 20-25 minuti per aumentare mano a mano e arrivare a un livello dove ti permette pure di reggere un allenamento di 40 minuti, lì si inizia a vedere che l'allenamento sta dando i suoi frutti, che è allenante, quindi ogni volta ti senti meno affaticata e ti senti anche meglio, insomma, più forte. Ok, allora io vi lascio 2 secondi, chiamo Marco e facciamo il nostro allenamento della parte alta. Perderme en tu figura, apretadito, afincadito tu cintura. Un rato romántico, muy grande, ya la fruta está madura. Muy grande, pero sabe que está dura. Ella es rubia original, el joven se parece una morena. De sangre caliente salió la nena, y yo no puedo evitarlo. Quiero que me quiera entre sus piernas, quiero perderme en sus caderas. Y le digo que no es para tanto, que esta no es su primera vez. Que no se preocupen, estás en buenas manos. Te ven una santa. De ti, un delito no cometí. Sé que no eres mayor de edad. Y aunque tus padres no me quieran, yo voy sin preguntar. Hoy me voy a arriesgar. Y aunque no eres mayor de edad, hoy no vamos a escapar. Yo sé que tú me prefieres. Baby, hoy te paso a buscar. Y si tú quieres conmigo, que suene el bajo, mami, yo no me relajo. Al novio tuyo, si jode, se va pa'l carajo. Y dile que no sabe cómo hacerte lo de abajo. O bajo y me quedo un viciado, ya te he probado. Pero tengo ganas de más, dame otro round. Tienes desesperado, ya casi cao. Le di la vuelta a la situación y lo he notado. Ahora me toca hacerte 50 sombras, le tengo todo el cuerpo atado. Me pide, pégame fuerte, qué rico verte. Así me tiene impresionado. Chiseta, yeah. Dice JP, Duo Fersa, yeah, yeah, set, virus. Ven, 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 pégate, esto se hizo fue para romper, mueve esa chapa como se ve, para vibrar ese culo y ven, 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 pégate. Por hora, en el Ferrari, la Mercedes, la motora. Llama a tu amiga que andamos en la zona. Armamos un parche y nos vamos ahora. Que trae los blocitos de sabor. También las pastillitas de colores. Tengo los polvitos voladores. Pa' que encienda, pa' que te prenda. Trae los blocitos de sabor. También las pastillitas de colores. Se hizo fue para romper, mueve esa chapa como se ve. Una vibra de ese culo y ven, 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 pégate. Esto se hizo fue para romper, mueve esa chapa.
papito volador, pa' que te sientas, pa' que te prendas. Yeah.
Eccoci Marco, mi senti? Sì. Perfetto. Sì, sì. 30 secondi. L'audio entra. Ci siamo. Facciamo questa prova, ragazzi. Un po' ci dobbiamo pure giocare. Ecco Marco. Sei live. Ah, sono già live. Wow. Sei già live. Pensa se eccoci stavi in mutande. Vabbè. Oh. Che dico, si fa lo show. Qua si fa lo show. Ok. Aspetta che qua faccio una piccola storiella. Un saluto a Emanuele. Siamo pronti, super diretta qua. Dissing workout. Dissing workout. Poi ci prendiamo a parolacce. No, non è vero. Allora Marco, io intanto metterei una bella musichetta, mettiamo un... Ti piace il rock? Mi piace il rock e soprattutto riscaldiamoci anche un po', ok? Ovvio. Qua. Ok, com'è la musica? Senti, troppo alta? La musica è figa ma abbassa leggermente, ok. Va bene? Va bene? Yes, dai. Ci siamo, io sono pronto. Facciamo un piccolo riscaldamento, parto io, ma? Prego, vai, allora. Fatti vedere, mettiti più in grande che così almeno ti vedo. Oh, eccoci, allora, partiamo Marco. Piedi uniti, gambe unite. Prendiamo con il pollice l'indice e facciamo questo lavoro. Rotazione interna della spalla destra, rotazione esterna della sinistra e distanzio bene le mani. Ruotiamo. Okay. Fuori l'aria. Io ti vedo, vedo un po' in ritardo, però vabbè. Lo so, purtroppo Skype. L'importante è che ci vedono loro, poi magari chi ci scrive chat, anzi prendeteci in giro in chat. Almeno ci facciamo due risate. Tre. Due. Sì, sì, altrimenti workout. Bene. Braccia dritte dritte. Facciamo dei cerchi, sempre tenendo indice con il pollice. Dei piccoli cerchi. Respiro. Espando la gabbia toracica. Espando, espando, espando. Porto l'ombelico verso l'interno. Ok, sciogliamo bene. Gambe divaricate. Scendiamo giù, andiamo in deep squat e spingiamo con le ginocchia verso l'esterno,
Quindi abbiamo detto, Marco, faremo la prima parte, la faccio io della parte alta con i manubri. Ah sì, possiamo fare anche un esercizio a testa, però. Che ok, dici? Dai, va bene, va bene. Tu vai adesso alto, la mano. La mano destra o sinistra va a prendere la caviglia opposta e andiamo sull'apertura. Cambiamo. Apro, cambio. Cambio. Ruotiamo bene, ruotiamo bene. Allora, siccome a Marco gli piace tanto il B-Fluid, facciamo un po' di riscaldamento, warm up con alcuni movimenti, che ne pensi? Assolutamente sì, mi piacerebbe, grazie. Ok, ok, stop. Ci mettiamo in quadrupedia. Le ginocchia le solleviamo e facciamo questo lavoro. Facciamo una piccola pressione in avanti e indietro sul polso. Prendo aria, piego, vado avanti, butto fuori l'aria. Oh, lo sai che oggi ho pranzato alle 17, oh. Mi stavo ammazzando. È vero, no, pure io, ma non ho mangiato praticamente nulla oggi. Sento bene qui il quadricipite si sta attivando. Grazie, grazie. Allora, sto salutando un po' che praticamente... Adesso. Dimmi, ma... Faccio dissing workout, ci stiamo riscaldando, eh. Adesso spingo la testa tra le braccia, flettiamo il ginocchio destro sinistro, destro sinistro. Ok. Ok, adesso di nuovo ritorniamo in quadrupedia, sollevando le ginocchia da terra. Facciamo questo lavoro. Entro all'interno con la gamba sinistra, ruoto e mi porto con la, diciamo, con il sedere verso terra. Di nuovo, se devo spostarmi verso destra, la gamba destra entra all'interno e mi ritrovo in quadrupedia. Di nuovo cambio e rientro. Facciamo okay. Questo 1 2 e 3 1 2 e 3. Fai così. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. E qua sei tu il maestro, E cambiamo lato, ok? Quindi entro con la destra, esco e cambio. 1, 2, 3, 1, 2. Fai così, vediamo un po' Marco come lavora. Diciamo, ma che come, questo... come lavoro? Lavoro male. Diciamo che questo è una... Tu continua, Marco, eh. È un lavoro che facciamo solitamente quando facciamo il cam to cam. Quindi io ti vedo, ti controllo, ti miglioro, diciamo, ma io correggo la testa. Sto invertendo la rotazione, ma è giusto? Allora, la rotazione non proprio, Marco, perché ti spostavi un po' al di fuori del centro, no? Del tuo del baricentro. Okay. Quindi da qui solleviamo il ginocchio, lo appoggio molto vicino al corpo, la mano è in questa posizione, molto vicino all'altra, e rientro. Quando devo rifare il movimento contrario, come vedi, io mi trovo sempre nella posizione in diciamo principale. Fammene altre due, dai, provaci, vai piano. Entra e la gamba adesso tua, ok, poi la tua sinistra, non so se sei invertito come immagine, comunque la gamba entra sempre all'interno. Vedi che tu adesso è un errore che si fa comunemente, no? Questo... E sì. Poi faccio e poi mi spingo, quindi perdo la posizione. Ok, che però non è sbagliato, perché tu stai facendo quello che nel Animal Flow è una transizione. Quindi potremmo fare questo nella transizione 1 2
mi porto qua lontano e apro. Posso rivederti grande che non ti vedo, ma sì. Comunque non ci addentriamo molto nella, no, vabbè, però, nella tecnica oggi, è giusto per divertirsi. Però questo è il B-Fluid, serve molto a migliorare un po' la propriocezione, la capacità di capire dove siamo nello spazio, no? Ok, quindi di tornare nella posizione iniziale. Adesso abbiamo fatto un po' il movimento giù, io direi di impostare il timer, ti do 2 minuti Marco, due minuti di tempo, così ti spiego magari quello che faremo. Ti va di fare un EMOM? Vai. Di 10 minuti, quindi saranno 10 giri, saranno 3 esercizi. Allora, faccio partire il timer, eh? Quindi come vedi qua sopra? Sì. 2 minuti. Primo esercizio, dobbiamo fare 15 jump squat. Secondo, 10 okay. quad press. Quindi ci mettiamo in quadrupedia, le mani leggermente verso l'interno, gambe divaricate. Io devo scendere senza toccare con il ginocchio verso il terreno. Come vedi, devi cercare di scendere non con il sedere verso l'alto, ma con la colonna in posizione neutra e spingere come se volessi okay. caricare una molla e andare su. Ok? L'ultimo esercizio, quindi abbiamo detto 15 squat saltati, 10 curl press, andiamo a fare 5 headstand. Te l'ho visti fare una volta in un video. Posizione, scendo. Ok? Quindi per chi non conoscesse Lemon, each minute on the minute, dobbiamo fare tutti questi 3 esercizi nel minuto. Meno tempo ci mettiamo e più tempo recuperiamo. Ok. Ok? Sì. Il secondo esercizio ovviamente, non è che mi sia molto congeniale, però. Secondo esercizio, posizione. Io devo cercare di scendere e divaricare le gambe verso l'esterno. Prendo aria, mi chiudo proprio. Ok. Perfetto, perfetto. Adesso è più chiaro, io sono pronto, Ok? Sei pronto? Vamos. 10 secondi. 5, 4. Quindi jump 3, squat, giusto? 2, 15. 1, 15 jump squat, pronti, 3, via. Vai, 1. Quad press, 10, 9, 2, 3, 4, 5, headstand, o pike press. Ok, io ti ho messo 25 secondi, quindi diciamo che sono al limite. Per me fare un EMOM correttamente è riuscire almeno a stare dentro i 40 secondi per poterne recuperare 20. Se sono oltre vuol dire che o l'esercizio è troppo complicato oppure inizio a essere stanco, quindi devo recuperare. In quel caso noi... Vai Marco? Vabbè, lo so che lo devi dire perché siamo in ritardo qua. Attenzione al timer. Eh no, ma lo vedo in ritardo, vabbè. Fai vedere, mettiti tu, è meglio. Che così almeno col timer. Tanto poi gira da solo. Si vede, no? Vai, vai, vai. Ah, wow. Facciamo questo. Quad press. Dai, dai, veloce. Scendo. Scendo. E vedi? Ok.
attacco, vai. Ok, vabbè, più o meno. Ok. Sì. Adesso tieni presente, no, che sei magari una persona che non è allenata e quindi ha sforato quello che per me è un tempo limite, cioè, perché sennò poi ripartire subito nel prossimo round potrebbe essere complicato. Quindi io consiglierei, in caso, di recuperare un minuto, di recuperare un giro e poi ripartire il giro dopo. Adesso noi facciamo questo, pronto, 2, 1, via, dai. Larghi le braccia, e 5. Allora, in quel caso, Marco, le braccia cerca di tenerle più verticale possibile rispetto al pavimento. 3, 2, 1, via. Ok, più o meno. Dai, va bene, Marco. Pronto, eh? Sì, pronto, eh? 10 secondi. 3, 2, 1, via, andiamo, su. C'è problema, guardate che ci alleniamo. Tanto che dicono la nostra chat, mo vado a leggere. No, è entrato un attimo Cristiano. O Cristiano, mi sa. Ok. Sì. E insomma, vabbè. Bene. Marco, dai, facciamo l'ultimo round. Come vuoi. Dai, e poi passiamo al tuo. Magari mettiamoci un po' di addominali, dai. Facciamo fare un po' di addome. Ma siamo pronti? Ah, oh, vabbè, dai, forza. Vado. Dai, ti devi dire quando partire. Tu parti, vabbè, io parto poi 20 secondi dopo. No, mica tanto, dici? Beh, almeno 5 sì, però, vabbè, certo, sì, qualcosa sì. E 5. Ok, Marco. Bene. Yes. Allora, c'è Cristi. Cristiano, immagino ti saluta. Yes. Allora, dici, prof. Forza, vogliamo più gente, forza. Seguiteci. Che facciamo oggi, prof? Allora, io te l'ho detto, vorrei fare un dissing. Sei pronto? Dissing, vai. Vuol dire che
Parto io? Vai. Ok, allora vai, se piazzo io il timer almeno dovrebbe essere sincrono, boh. Sì. Beh, tu lo vedi. Io lo levo il mio. Allora. Io l'ho levato così. Bene. Vabbè, beviamo. Allora, chiacchierato su quello che abbiamo fatto. Sicuramente quello allora, facciamo che... una chiacchierata? Sì, sì, no, nel frattempo sto mettendo il timer. Questo è un lavoro sicuramente che ci permette di alzare le frequenze cardiache, quello è sicuro, almeno è un effetto che ho sentito subito. Molto. Allora, una cosa importante poi che facciamo è il calcolo di una frequenza. Allora, se uno vuole fare premessa, se uno volesse fare un percorso di dimagrimento, si vanno a calcolare tantissimi fattori. Prima di tutto magari è l'ormonale, quindi bisognerebbe cercare un po' la causa. Poi si va a fare un lavoro appunto sull'alimentazione. È importante, poi Federica ci sa dire meglio insomma come strutturare un'alimentazione. In secondo luogo poi arriviamo noi, come professionisti dell'attività fisica, dobbiamo conoscere la frequenza cardiaca. Ok? Allora... No, la ma lo sai cosa ti ho preparato? Allora, dimmi. No, no, aspetta, finisci il concetto, poi lo spiego. Allora, la frequenza cardiaca, noi innanzitutto, in base all'età, bisogna cercare appunto una frequenza teorica massima, che dai libri ci dicono che da fino a, arrivati ai 40 anni il calcolo è semplice, è 220 meno l'età. Da lì poi calcoli le percentuali che si devono avere per stare in determinate fasce. Quindi in questo caso dimagrimento bisognerebbe stare in una fascia lipolitica. Superati i 40 anni, 40-50 anni, la cosa più precisa da fare è calcolare anche, avere il valore della frequenza a riposo per poter calcolare una frequenza di riserva. Questa frequenza di riserva ci permette, che è una formula che si chiama Karvonen, di calcolare in maniera specifica la frequenza cardiaca dove dobbiamo lavorare. Noi siamo delle macchine, è inutile che fate un'attività e andate così e non capite cosa state facendo. Dovete stare su una frequenza lipolitica perché voglio perdere peso, se no magari sto a 90-95% perché vado a correre, perché a livello di metabolismo sono a pezzi, perché non ho mai corso, non ho mai fatto attività articolare. È devastante, capito? Quindi... La corsa non la consiglio assolutamente. No, assolutamente. Quindi magari, che succede? Magari da un sovrappeso, no? Esatto, voglio perdere peso il minor tempo possibile e vado a correre. Sbagli. Invece è meglio fare magari una camminata veloce con una determinata frequenza cardiaca. Poi magari più avanti, quando hai diminuito carico sulle articolazioni, uno può andare a correre. Marco fa... Ma infatti è anche bello... Anche bello coso, un po' di trofia muscolare, cioè aumentare la nostra massa, la tonicità della massa muscolare per avere anche un motore maggiore, possiamo dire così, ma soprattutto le articolazioni si devono proteggere, devono essere protette dalla nostra massa muscolare, è fondamentale, la mobilità, tantissima mobilità. Fatto un lavoro di costruzione seria, allora... puoi andare a fare un bel dimagrimento, quello assolutamente. E poi, logicamente, come già detto prima, alimentazione e attività fatta nella maniera giusta, assolutamente. Noi poi consigliamo un'attività cardio per dimagrire e un'attività anaerobica con i pesi. Quindi l'unione di queste due tipi di attività, ci portano poi al risultato. Mika fa delle bellissime nazioni con a livello aerobico pazzesche. Marco fa il Tabata, che è un metodo in interval training favoloso che vi fa risparmiare anche tempo, e io comprendo un po' tutto perché prendo anche altri tipi di interval training.
Ok, quindi più lavoro magari funzionale in quel senso. Vai Marco. Allora, spiego le regole del nostro dissing. 30 secondi di altissima intensità. Dizio che logicamente io dichiaro. Si dichiarerà un esercizio a testa. Ok? E abbiamo 20 secondi di recupero in cui tu dichiari l'esercizio successivo. Verrà fatto a massima intensità, 30 secondi di alta intensità e okay. 20 di recupero passivo, chiacchierando, ti disso di brutto, capito? Quindi, è chiaro? È chiaro? Allora aspetta Marco, io quindi, aspetta prima di partire, sì. Tu mi dici un esercizio, lo facciamo? 20 sì. Secondi io penso all'esercizio che farai tu e che farò pure io. Certo, sì, ci spacchiamo in due così, ok, è chiaro? Quanti giri? Sono 10 in totale, quindi 5 esercizi a testa. Allora, tra 20 secondi passo. Fighissimo. Pronti? E che famo? Ah, vabbè, oh, te lo dico 5 secondi prima di partire, così ti arrabbi. 5 secondi prima, guarda te. Ok, oh, 20 secondi e parto, ti do il via. Anzi, te lo dico 10 secondi prima, perché okay, non lo senti vedi. La musica la vuoi più alta? Ma più sì, alta. Metti musica, 10 secondi, si parte con un reverse crunch, facile, 1000 in 30 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, vai con reverse, via, forza. Allora, angolo di 90 gradi tra gamba e coscia, e vado a portare la coscia verso il busto. Mancano ancora 20 secondi, forza, brucia. Secondi, forza, spingi, vai, ma forza con questo addome, vai, 2, 1, stop, tocca a te, vai. E che faccio? E che cavolo, 15 secondi. Indu push up. Io parlo più in italiano di te, però vabbè. 5, 4, 3, 2, 1, via. Scendo. Vai! E ritorno! Sì, ma fallo pure te, ma... Far bastardone, Guarda che bastardo! Senti, Diego, fletto il gomito, gambe dritte, ma ritorno indietro, Ah, cos'è? Mi guardi, Dai! Brutto! E ricordo sì, che sennò... 5 secondi! Questa è presa per culo workout! Stop! Okay. Stop. Tocca a me. Facciamo un semplice. Tocca a te. Shop, quindi. Non ti ho sentito, ma push scusa. Push up. Quindi vado. Ah. Ok. Passo questa parte e provo. 3, 2, 1. Via. Parte. Via. Forza, massima intensità, abbiamo ancora 15 secondi, vai. Ma è finito il tempo. Che cazzo, te lo sto dicendo, hai 7 secondi. Cazzo, mi ho fatto rest. Pistol squat. Ok, vai. Facciamo 15. 15 secondi. Siamo proprio... Poi vediamo, cerchiamo la modalità, cambio arco. L'altro, vai. Quattro, tre, due, uno. Jumping jack, semplice. Pronti? Jumping jack. Oh, mi raccomando, intensità però, Per via che non vedo il tempo. Sì, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vamos! Forza, intensità! Dai, 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 dai! Bellino il tappetino comunque, eh! Sì, è comodo! Cavolo! In via è uscito il ventino, mannaggia! 5, 4, 3, 2, 1, vai, porta a te! Ok, facciamo uno switch, uno squat. Ok? Ok, va benissimo. Dimmi tu il via. Sì, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 2, 1, 2. Mancano 20 secondi. Forza. Per il prossimo ti avviso, ti servono i manubri, eh. Sto spaccando tutto. Bene. Ci sono. Forza. Forza. 3, 2, 1. Allora, prendi i manubri. Cosa facciamo? Facciamo una cosciata arm curl concentrata in squat. Quindi questo, semplicemente, okay. Di squat isometrico, schiena dritta, ok? Ok. 4, 2, 1, vamos, via, 30 secondi. Vai, forza, appoggiamo i gomiti sopra la coscia, ok? Vai qua, squat isometrico, vai, vai. Così, ma bravissimo, sfrutti sicuramente molta più mobilità. Come lo stai facendo tu, bravo, ottimo. Quindi, 5, dimmi il 4, 3, 2, 1, ok. Ok, allora, toccate i manubri. Facciamo l'Arnold Press. Va bene. In che posizione? In piedi, in piedi. Yes. 5, 4, 3, 3, 2, 1, via. Forza. Sì, io ti sento proprio parto con te. Ok. Ok, rimani con i manubri, non andatene. Allora, vai. AOS, come funziona? Ok. 10 secondi. Che, tocca a me adesso, è l'ultimo? L'ultimo? È l'ultimo. E facciamo un push up saltato, un push up col battito, dai. Ok, vai. Vai, 7 secondi. Come è andata? Dai. Ti è piaciuto questo ultimo dissing? Fighissimo, fighissimo. Ah.
Allora, di certo è molto anabolico come lavoro, eh? Poco. Vabbè, lavora anche su 30 secondi, però le frequenze qua salgono anche tra il 75 e l'80, eh? Esatto. Esatto, bene, bene, ma... Beh. Perché tutto, ricordiamoci, che è molto lavoro di intervalli, dipende da quanto è il recupero, da quanto è lungo l'intervallo ad alta intensità, perché io potrei cambiare completamente l'esercizio mettendo 30 secondi di alta intensità e però, capisci benissimo che l'intensità che puoi utilizzare è molto maggiore e c'è più tempo di recupero, giusto? Certo. Quindi andiamo a lavorare proprio in maniera diversa. Che dici? Che facciamo? Io direi basta. Che io devo andare al piccolo adesso. Hai ragione. Che ne pensano? Faccio un minimo di stretching. Facciamo un minimo di stretching? Sì, no? No. Sai. Forza. Io mi tolgo le scarpe. Facciamo qualcosa di dinamico, lo tengo io, ok? Ma adesso come faccio adesso con... se io esco fuori? Ah, ok, no, pensavo volessi rimanere anche per un po' per 2 minuti di stretching, vabbè. Lascia stare. Dai, va bene. Dai, il volo. Ok, allora, andiamo dinamico, quindi vado a portare il piede verso il bacino, piede destro, alterno, e porto il sinistro, destro e sinistro. Senza strappare, ragazzi, dobbiamo recuperare una frequenza cardiaca e respiratoria adeguata, per cui rallento anche con la frequenza dell'esercizio. Ok? Espiro. Cambiamo, e lo facciamo con lo stacco lista, una a destra, ok? E una a sinistra. Ok? Marco, ricorda ai ragazzi di fare il sondaggio per che tipo di esercizio fare domenica. Sì, allora fondamentale il nostro workout of the day Wheeler, quindi l'allenamento del giorno sotto forma di ruota della fortuna, ci potrete aiutare a selezionare gli esercizi attraverso un sondaggio Instagram che pubblicheremo domani mattina, ok? Quindi seguiteci su Instagram per poter chattare con noi, se no ditemi un po', anche qua potete scrivere in chat cosa volete. Stai andando verso il piede opposto, ma... Ok, dai, va benissimo, un po' di mobilità l'abbiamo recuperata. Basta così, non ci tratteniamo oltre, quindi io vi saluto. Grazie Emma per la sfida, il prossimo dissing non lo so, però lo faremo, ok? Lo faremo, voglia. Yo. Allora, poi... Vorrei sfidare anche Micaela, ti sfido. Sei qua sulla telecamera. Mica, io ti sfido. Non lo so, sta botta, non so se vinci, ma mi sa che ho perso anche oggi, non importa. Mica c'ha 3 cuori e 8 polmoni. Mica c'ha 10 vite, peggio di un gatto, lo doppia, ok? Comunque, io vi saluto, io penso che venerdì riusciamo a fare la seconda parte dell'allenamento di Giorgia. Mm-hmm. Ci inventiamo anche un nome, magari un Giorgia's workout. E vedremo che fine farà. Dove arriverà Giorgia con questi workout? Esatto, perché siamo messi, abbiamo programmato di fare alcuni esercizi per passare il tempo, sicuramente giusto fare un movimento per le prime volte in maniera molto tranquilla, quindi mezz'ora massimo di allenamento al giorno. Venerdì faremo la parte alta, perché dicevo, rinforzare la schiena post parto è molto importante.
e domenica noi ci vediamo io e te, Marco, va bene? Rock, a presto, ciao a tutti. Va bene, vi saluto a tutti, ricordate di seguire Ferran Gym, Marco Melis e Michaela. Grazie, okay? Ciao ciao ragazzi.